Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su The Last of Us 2. Completiamo il flashback nel passato e torniamo al presente partendo alla ricerca di Tommy. Tuttavia finiamo in un quartiere distrutto pieno di militari e di infetti. Ellie si ritroverà a rischiare la vita come non mai prima d'ora e sul finale ci attende una scena d'azione che dire epica è un eufemismo. Buona visione! Ottimo, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Ellie e Joel, in un flashback del passato, si stanno godendo una bellissima giornata al museo per celebrare il 16esimo, credo, compleanno di Ellie. Tuttavia si sono dovuti separare e Ellie, praticamente intrappolata, in quest'ala del museo. Vediamo un po'. Quila! Buongiornissimo! Dura la vita, eh? Già, quell'alce sta passando veramente un brutto quarto d'ora. Peraltro, l'ultima volta che... Io li ho uccisi. Ah no, io ho ucciso per loro. Ok, mi sa che... Non è che c'è un pazzoide qua dentro, vero? Dicevo, l'ultima volta che sono stato in un museo del genere era il Museo della Scienza a Londra. Bellissimo, ad accesso gratuito peraltro. Uno dei miei migliori momenti di infanzia. Speriamo di non avere un incontro con il cugino di secondo grado di quel pazzoide di David. Mamma mia, direi che Ellie si è traumatizzata abbastanza in passato. I quattro soldati al cancello. L'ultimo piangeva. Sì, qualcuno è andato leggerissimamente un po' fuori di testa. Oh, merda. Cos'è stato? La donna che abbiamo torturato è morta soffocata dal suo stesso sangue. Bello! Ellie, trovami un po' di risorse in giro che sicuramente ci serviranno. Se dobbiamo craftare medikit o altro. Che poi è successo qui? I disperati che si erano introdotti nel campo erano solo affamati. Oh, mi sa che qualcuno ha avuto un attimino un po' di... rimpianti e si sta facendo una sorta di esame di coscienza. Porco cane. Il ragazzo che si è lanciato nell'esplosione. Non ho potuto fermarlo. Porco cane, oh. Hai avuto una vita molto tranquilla e felice tu. Ok, abbiamo anche una bottiglia in caso di necessità. Qui c'è dell'alcol. I procioni. Ah, per adesso non posso craftare nulla. Di qua è tutto bloccato. Porco cane. E la pistola di Ellie. Ok, ha 5 colpi della serie, meglio che nulla. Buongiorno, c'è qualche clicker, c'è qualche pazzoide? Sto trovando un sacco di stracci, ma nulla di più, ancora stracci! No, gioco, mi servono anche altri oggetti? E non c'è nessuna luce, ah, credo che si riferisca probabilmente alle lucciole che ormai si saranno estinte. Beh, parlo ovviamente dei tizi, non degli animali, Volevamo mettere fine alle sofferenze, volevamo salvare l'umanità. Ogni qualvolta sacrificavamo una parte di noi stessi, i nostri leader ribadivano: ne varrà la pena. Ora ci siamo sciolti, i nostri peccati non sono valsi a nulla. Pensavo che venire qui avrebbe risvegliato qualcosa, uno scopo. I miei genitori mi ci portavano spesso. È uno dei miei primi ricordi, prima del contagio, prima della crudeltà e della violenza. Ricordi che ora risvegliano solo altra rabbia. Non voglio più vivere in questo mondo, non posso accettare quel che sono ora. Sì, direi che era un ex luce. Scusi, grazie alla pistola, a lei non serve più. Quindi il tizio, ovviamente, si è sparato in testa. Ok, è stato un piacere incontrarla, buon uomo. Vai, Ellie! Porco cane! Ok, intanto che non sono animali veri, siamo praticamente a posto. Ah, oh, nonna in cariola! Un porcetto all'improvviso, marrone che cinghialozzo! Co cane, pensavo fosse un clicker o altro. Ellie, tutto bene? Si è presa un cinghiale su una tetta, non deve essere molto piacevole. Adesso arriverà Joel a darmi spianate, questo è poco ma sicuro. Bugiardi, di chi diavolo sta parlando? Sono qua, sono papà! Neanche detto, col suo fedele revolver, che adesso ha ereditato proprio lei. Che diavolo era? Solo un animale. Oh, oh, Ellie, sai quella volta che ti ho riportato a casa dall'ospedale, quella delle luci e tutte okay, cose? Ok, muoviamoci, voglio accendere un falò prima che faccia buio. No, lo vuoi evitare l'argomento, Joel? Forza. No, non che ci sia bisogno di affrontarlo. Però, il tarlo nel cervello di Ellie è lì che dice: parlane, scoprine di più, tanto cielo. Mi sa che la gitarella nel flashback è finita, gente. Ma perché? Ma quando rivedremo Papa Joel adesso? Seattle, giorno 2. Mi domando quanti giorni dovremo passare in questa maledettissima città. Perché il gioco è bello lungo, eh. Ellie, non lasciare il collo esposto. Che ci sono i conti Dracula. No, ci sono i conti porcini più che altro. Oh no, non sei tornata da Dina. Non mi dire che Dina sta riparando la radio? Beh, Dina ha delle conoscenze di elettronica di base, vi ricordate? Eugene le aveva fatto da mentore. Vediamo un po'. Esercitati. No, 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 no.
che mi sale un copyright di proporzioni bibliche. Il generatore è ancora attivo. Ci aveva molta più benza del previsto, probabilmente. Tesoro? Sei ancora qua che dormi? No, si è chiaramente svegliata. Non sono arrabbiata perché sei incinta. L'importante è che il figlio non lo chiami Franco e andrà tutto bene. No, davvero, se lo chiama Franco, no, io le disinstallo il figlio a colpi di spranga sulla panza. Ah! Buongiorno anche a lei, eh? C'ha ancora le nausee mattutine, dovrebbe essere tipo al secondo mese. Ehi. Quanto sono sexy, eh? Ho uno schianto. Sì, però lavati i denti che c'hai in alitaccio, porco cane. L'hai riparata? Si era staccato un filo. L'antenna. Hanno trovato il caos alla scuola. Chi sarà mai stato? Questo tizio, Owen, è scomparso. Che sia stato lo zio Tommy, probabilmente. Magari l'ha preso Tommy. Magari. Lei invece? Ancora niente. Unità Romeo, vi vogliono al sito 2. Ripeto, trasferitevi al sito 2, confermate. Allora, i numeri sono postazioni. Lo studio TV dove eravamo è il 6. Le comunicazioni arrivano spesso dal 2, credo sia la loro base. Oila, tutto bene? In realtà non è il bambino, che le scappa una cagata di proporzioni bibliche. Com'è? Dai, volemo se bene. È utile. Senti. Ieri sera è stato... stupido. Ah, ma guarda che visini. Vittime rinvenute al 14. Tutte le unità a rapporto. Passo. Missito 13. Unità Lima in arrivo. Quante iene? Passo. Nessuna iene. Un intruso. Un maschio. È armato. Un intruso passo. Maschio? Sì, Tommy. È lo zio Tommy. Dov'è il 14? Non sono sicura al 100%. Ok, prova. Beh, se questo è il 7, mentre il 12 è questo, qua giù. Penso sia qui, in questo quartiere. È bello lontano dal centro. Hillcrest. Ok. Sì, ma se non siamo certi che sia la zona giusta, rischiamo di finire nei guai, dannazione. Dina, te la senti di venire con me? Non hai un bel aspetto, ecco appunto. Dina. Sì. Non va bene. Le nausee l'hanno indebolita parecchio, poverina. Non è neanche colpa sua. Ehi. Tu continua a spiarli. Sì, ok. Se potessimo rimanere in contatto radio sarebbe decisamente meglio. Aspetta. Dammi la mano. È un portafortuna. Non credo alla fortuna. Ma io sì. Ciccia, con tutta la sfiga che ho avuto... Ellie è viva per miracolo, santo cielo. Ok, partiamo all'avventura. Vabbè, ma quanto è distante? Dina, che aria triste, avanti, va tutto bene? E te almeno sei al sicuro lì dentro? Hillcrest! Oh, perfetto, il gioco ci ha teletrasportato direttamente lì. Non immagini porche che ha dovuto tirare Ellie per arrivarci? Così il posto è questo? Sì. Sì, direi che è questo. Abbiamo trovato la zona giusta. Che intendo dove esplorare? Vediamo un po'. Benissimo. Merda cosa? Guarda la vegetazione, scoiattolo! Come è cresciuta tantissimo. Allora, diamo un'occhiata all'interno delle varie zone. Pilloline di Joel! Dopo il flashback di Joel, non potevano non esserci anche le pilloline dello zio Joel. Eh sì, dello zio Joel, di Joel, scusate, sono mezzo rincoglionito. Ma vabbè, dettagli. Vediamo un po', buongiorno. Che negozietto è? Direi molto abbandonato. Mamma mia. Questa zona non se la passa decisamente. Bene. Pilloline dove? Ellie! Ma ti pare il caso che lasciamo indietro tutte queste pilloline? Presumo sia una zona tanto commerciale quanto anche residenziale. Sì, sì, è la classica via americana con tutti i negozi ai lati. Ammetto, non mi dispiacerebbe creare dei fumogeni, ovvero convertire le stordenti in fumogene in modo tale da poter poi colpire i nemici che sono per l'appunto temporaneamente stunnati dalla suddetta nube. Ma se trovassimo un altro manualetto,
Ok, procediamo per gradi, comode. Porco cane, queste le stavo per mancare. Mi sa che era una farmacia. Vuol dire che il gioco ci sta ricompensando bene. Come ho detto, esplorate sempre in sti cocchio di giochi e non rimarrete mai delusi. Munizioni per il revolver, ma siamo al massimo. Il silenziatore ha ancora 3 colpi. Dobbiamo sempre tenere sotto controllo quell'indicatore. Però sì, la zona è tranquilla. Abbiamo trovato la lavanderia. Ok. Se non troviamo degli stracci qua dentro, Ellie, ecco, neanche a farla apposta, ovviamente siamo al massimo. Ma io posso ricraftare il silenziatore o devo aspettare? No, il gioco dice devi aspettare che si esaurisca. Ok, quest'area l'abbiamo ripulita ancora una volta alle regole del WLF. Sì, sono sempre le stesse. Allora, abbiamo un altro negozietto anche qua. Di cosa si tratta? Vestiti? Ellie, in effetti c'è la camicia che ormai è talmente tanto sporca che resta in piedi da sola. Ma che ste mappe sono veramente gigantesche. Oh, una zona furbina. Un po', buongiorno. Sto un po' cacando. Allora, aspetta che sblocchiamo casomai. Ah, vedi che era bloccata la via per ritornare di sopra. Allora, ne avessimo bisogno. Sì, un rumore brutto. No, porco cane, sembra tutto tranquillo. Willa, qualcuno era bravo con l'arco. Ma molto interessante. Sento profumo di arco in avvicinamento rapido. Ti prego dimmi che è qua sotto da qualche parte. Qualcuno ha fatto un disegno del padre. Buon compleanno papà, il miglior cacciatore di clicker di tutta la zona di quarantena. Però abbiamo le pilloline. Non so se troveremo l'arco, ma almeno quelle ci sono. Proiettili per la pistola. Rottami in grande quantità. Scotch, ui là. Gioco, come mai tutta questa bontà d'animo quest'oggi? Allora, vediamo un po'. La stabilità della pistola, secondo me, è qualcosa che va migliorata. 50 rottami non è poco, porco cane. Oppure possiamo anche aumentarne la precisione. Potremmo fare entrambi all'occorrenza, visto che la pistola ci servirà soprattutto per uccidere i nemici senza far rumore. Fin tanto che non arriva... bella quella. Fin tanto che non arriva anche l'arco. Però abbiamo molti più proiettili per la pistola. Ok, al diavolo. Vediamo anche di cambiarne l'impugnatura. E lui disse mi sia aumentata la stabilità. Però non sto trovando abbastanza rottami. Guardala, bellissima. Ok, volevo anche potenziare i nostri fucili. Ma speriamo di trovare altri rottami mano a mano che esploriamo la zona circostante. Il problema di questo gioco sono i punti di non ritorno, creati tendenzialmente per poter despawnare la mappa che abbiamo già esplorato, a mio avviso, perché ovviamente non possiamo andare a pesare troppo sull'hardware della PlayStation. E come avete visto, purtroppo mi obbligano a ripulire completamente una zona prima di poter passare alla successiva. Ecco, questo è chiaramente un punto di non ritorno. Ma come ci arrivo lassù? Wow! Merda. Sì, stanno dando la caccia a Tommy, è abbastanza ovvio. I bastardi sono troppi. Ho sentito rumore di infetti per un secondo. Esisti, Tommy. Quello che mi preoccupa maggiormente è lo stato delle strade. Mi domando se davvero, senza manutenzione, il nostro mondo moderno si degradi così tanto. Buongiornissimo. Cosa abbiamo trovato? C'è una specie di negozio di tessuti? Sì, sembra che sia proprio un negozio di tessuti, pezzi di forbici. E che siamo messi bene anche a munizioni, pilloline. Non ti il giuro, questo non c'era il suo nome sopra. Aspetta, proiettilozzi per il fucile invece, che cosa buona è tanto giusta. E altre pilloline. Americani, ma che vi drogavate proprio una cifra? E che in realtà il gioco dice, ma no, ma sono integratori, e mi strizza l'occhio. Altra letteronza. Boris, in coda ci siamo cacciati. No, beh, leggiamola normalmente. I lupi avrebbero dovuto contribuire a migliorare la situazione. L'esercito teneva per sé tutte le risorse, controllava le nostre comunicazioni, impartiva ordini. I lupi hanno fatto esattamente lo stesso, e ora vogliono trasferire tutti quanti dentro lo stadio. Ma stiamo scherzando? Sono cresciuto in questa città e l'ho difesa dall'epidemia. Non ho la minima intenzione di rintanarmi in un campo profughi in cui sarò costretto a chiedere il permesso anche solo per pulirmi il culo. Questo è vero, purtroppo, eh. Questa è casa mia. Ci serve un piano, non possiamo arrenderci al peggio. Firmato Uli. Ma quindi hanno costretto le persone a trasferirsi? Ah, che bastardi. Quindi anche le piccole comunità che cercavano di rimanere autonome probabilmente avranno fatto fuori tutti. Finisce sempre così. Fai fuori un regime dispotico e lo sostituisci con un altro regime dispotico. Yay! Benvenuto nel futuro post-apocalittico o nel mondo moderno, che dir si voglia. Ancora proiettili per la pistola. Gioco mi sta dando un sacco di munizioni, quindi vuol dire che dovremmo sparare un sacco. Boris!
I lupi... No, scusate. I lupi hanno fatto irruzione nel quartier generale della Fedra e recuperato l'elenco dei membri. Mi hanno riferito che stanno rastrellando casa per casa alla ricerca di soldati. Non voglio finire giustiziata nella mia città. Quando la situazione sarà più tranquilla, tornerò sotto falso nome. Non ho trovato Alfi. Ho lasciato il suo cibo sul retro di casa tua. Se non dovessi tornare, fagli tante coccole da parte mia. Ha sempre avuto un debole per te, Sofia. Firmato Yolanda. Presumo parlasse di un cane? Ah, gente, lo ribadisco, probabilmente in questo episodio dovremmo far fuori un po' di cani che in realtà, udite udite, lo dico per la 190ª volta, sono finti. Questi cani sono finti, non soffrono, sono dei pixel che sembrano dei cani. Meglio precisare, perché vuol dire la gente si confonde facilmente quest'oggi. Allora, vediamo un po'. Oh, finalmente un baretto. Datemi qualcosa, datemi del cibo. No, non mi hanno dato nulla, mi sono preso dei pezzi di vetro sulla mano. C'è la cucina furbina là dietro, vediamo un po'. Ma guarda un po', è chiusa. Va che bastardi, non mi avete neanche lasciato un caffettino per Joel. A Joel il caffettino piaceva un sacco. Allora diamo un'occhiata in... Sono cagato in mano, diamo un'occhiata in bagno. Il top è partito verso l'infinito e oltre. Oh! È stata a scalare la parete così rapidamente. Giuro che se esce un topo piango. Eccolo laggiù il topolino. Maledetti condotti di aerazione. Oh, una volta tanto un condotto di aerazione realistico che tutto slercione. Allora, sicuramente sento odore di pilloline di Joel. Tirate fuori le pilloline. Medikit, c'è un po' di tutto. Adesso le nascondono qua nel cassetto, vediamo un po'. No, proiettili per il fucile. Maronne, guarda, risorse. Allora, dobbiamo arrivare dall'altra parte, ma la strada è praticamente tutta crollata. C'è una cosa spuzzolente che metà basta. Se ho visto bene, c'era una scala d'emergenza. Proprio là sopra, creando per l'appunto il punto di non ritorno. La zona è relativamente tranquilla. Ed eccolo qua. Sapevamo che sarebbe arrivato prima o poi. Occhio che non creiamo infetti, piano Ellie. Dovremmo cercare l'ordine di controllare il perimetro. Oh no, ecco Fufi, lo dicevo io. Oh oh. No. Corri Ellie. Cane, il bastardo riesce a rintracciarci. Oh oh, oh oh, si sta arrivando qua. Sta chiaramente arrivando qua. Possiamo visualizzare la scia. Ti scio la nonna, porco cane. Ok, stiamo il più lontano possibile da quel cocchio di cane. Oh no, no Fufi. Cattivo Fufi. Oh oh, direi che potrebbero avermi individuato. Giusto un attimino, Ellie dobbiamo uscire di qua. Oh no, il tizio è arrivato di qua. Aspetta. Muoriti bastardo. Ok, eliminato molto rapidamente. Coccane, mi sono cagato in mano. Stai giù Ellie. Ok, fammi prendere il revolver. Signorina sta facendo il giro. Aspetta che le faccio un bel prendere sorpresa. Uidala, ma che bello zainetto che hai. Me lo regali? Fatti buona. Un no bastava. Ok. E fuori il primo Fufi. Ok, dobbiamo imparare a padroneggiare la dinamica del cane. Ovvero sparagli. Spara al bastardo il prima possibile. Oh oh, c'è il cugino di Fufi. C'è il ma... Porca di quella... Porca! Ok, prendi munizioni. Il cane non può passare attraverso i buchi. Il cane può passare come... attraverso i buchi! Signori, ci diamo una calmata! Mi stanno arrivando le big scomuniche dal WWF, purtroppo. Io li aspetto qua, il prossimo che prova a passare attraverso lì, gli sparo e tanti saluti. Il problema è che con sti tizi non ci puoi dialogare. Questi sparano e poi fanno le domande. E poi ti sparano di nuovo dopo che sei morto. Ma vabbè, dettagli. Allora, vediamo di tornare là fuori. Oh mio Dio. C'è un sacco di gente anche là in fondo. Sì, eccoli là. Oh, stanno venendo proprio nella mia direzione. Ma che immane gigantesco buccio di chiurlo. Vediamo di offrire davvero un po' di gente, si sa mai. No, non avete visto nulla, non sapete niente. Oh, direi che la tizia sospetta cose. Buongiorno signorina. Difficile fare la sua conoscenza. Ok, una l'abbiamo eliminata. State buoni, Ellie torna dentro molto rapidamente. Ok, facciamo un po' i cazzari ogni tanto, ci sta. Porco cane, c'è un altro amico da davanti. C'ha l'amico là davanti. Signore, venga qui che non c'ho tutto il crisio di giorno. Ammazzalo veloce. Perfetto. Che tizio giù non ci ha visto. Che bucio di cool. Bravissimo Kronk. E Kinder sorpresa. Vai. In teoria dovrei potergli anche sparare. Adesso sì che Ellie ammazza rapidamente la gente. Ok, munizioni, fucile al massimo. Quindi direi che tanto vuole sparare un colpo. Da dove arrivi? M'hai fatto cagare in mano. Oh, è ancora molto viva. Se troppo vi... uccidermi, facciamola finita. Ah, non hai il fegato. Signora, la posso anche uccidere
in corpo a corpo, così è molto più semplice, mi dispiace. Ah! Domani avrei un brutto mal di testa? E la fine che ha fatto Joel ve la meritate tutti? Ok. Ok, fammi ricaricare quell'arma. Non mi aspettavo che si arrendesse così. Ah, perché era l'ultima signorina. Scusi, dove ha messo il fucile buon uomo? 3 proiettili! Molto bene. Adesso ne abbiamo un totale di 9. Il lato positivo è che ora posso esplorare la zona circostante senza nessun problema. Abbiamo trovato la gioielleria. I gioielli non valgono più niente in questo contesto, ma vabbè, dettagli. Ok, aspetta che vediamo di ricraftarci anche la Molotov. Ah, ma prima siamo spuntati all'interno di una banca? Sì, perché eravamo su quel tetto. Non me ne ero reso conto. Aspetta che non ho potuto esplorare questo edificio che... Wow! Leggerissimo principio di incendio da queste parti. Mamma mia, mi sa che non troveremo praticamente nulla all'interno. Al diavolo, ad averlo saputo sarei passato automaticamente attraverso la porta. Ellie, non c'è nessuno. Vai tranquilla. Perché sarà sempre tanto faticoso aprire le porte da queste parti. E ovviamente le si barrica dentro. Potevate evitarle queste animazioni, ma vabbè, dettagli. Ok, altro punto di non ritorno. Altre bottigliette, perfetto. Se fossimo stati in Italia, la maggior parte degli edifici probabilmente sarebbe ancora in piedi. Ma visto che negli Stati Uniti costruiscono un po' AM, lasciamo stare che è meglio. Ok, nuova zona. Vediamo un po'. Allora, dobbiamo andare in quella direzione, questo è poco ma sicuro, ma c'è il filo spinato. Oh, guarda, neanche a farlo apposta. Stavo dicendo, se trovassimo un cassonetto. Stiamo seguendo tutti i trucchetti di Joel. Vai, Ellie. Ma è leggermente in discesa. Verso l'infinito ed oltre. Vieni con me. Ti porterò lontano perché... Allora, se lo mettiamo lì, tornerai giù molto in fretta. Ma tutte le stradine sono in discesa da queste parti. Però, se facciamo invece i mega tatticoni e lo mettiamo sul lato, dovrei poter salire sopra e... Vai, Ellie. Perfetto. Aspetta. Posso arrivare dall'altra parte? Olio cuore! Fatta niente, mi sono giocata una tetta. Per fortuna che Ellie non c'ha la quarta. Altrimenti le tette se le ritrovava nel culo. Ma vabbè, dettagli. Banco da lavoro. Ah no, l'abbiamo utilizzato poco fa. Quindi non è che abbiamo trovato abbastanza rottami da giustificarne un altro utilizzo. Non ci siamo neanche fatti male. Che cosa buona e tanto giusta. Vai rottamini. 15, meglio che nulla. E un'altra lettera indirizzata a Boris. Oh, tutti che scrivono a Boris. Quello che i lupi hanno fatto a Sofia è terrificante. Non posso fare a meno di sentirmi in qualche modo responsabile. Ho sempre spronato la città a opporsi ai lupi. Quando lei ha iniziato a imbrattare di vernice le loro scritte, avrei dovuto fermarla. Non te ne avevo mai parlato. Pensavo avrebbe smesso. So che vorresti vendicarti, ma credimi, capisco cosa provi. Ma non possiamo, non ora. Dobbiamo usare la testa, attendere che si calmino le acque. Gli altri si aspettano che sia tu a gestire la situazione. Del resto, comandavi tu prima dell'epidemia. È il momento di riprendere le redini, prima di perdere tutto ciò per cui abbiamo sempre lottato. Firmato Uli. Oh, quelli si sono proprio imposti, porco cane. Ribadisco, hanno fatto lo stesso gioco sporco dei loro predecessori, ovvero... i militari. E molto probabilmente faranno anche la stessa fine dei militari, ovvero saranno trucidati male male da qualcun altro. Ellie, prendi una bicicletta. Forse gli pneumatici sono ancora in buono stato. Magari un giro ce lo riesci a fare. O almeno prendi un caschetto. Ok, vediamo un po'. Dove dobbiamo andare di bello? Ok, come al solito, diamo un'occhiata in giro. Si sa mai che troviamo qualcosina. Che è stato? Ho sentito cose per un secondo. Mi sto cacando a spruzzo, vi giuro. Non so mai quando cominciare a temere il peggio. Allora, ci sono tanti negozietti. Ma no, sento rumori, vi giuro. Qua ci sono infetti. Sì. Qua ci sono infetti, parola dello zio Telone. Allora, vediamo di essere tattici. Lasciamo una bella bomba davanti alla porta, vediamo un po'. Sì, ce ne sono tanti. Devo solo sperare di non morire io stesso. La bomba. Oh, qua siamo nella mia più totale. Cerchiamo di essere veloci. No, aspetta, voglio che apri la porta. E corri via. È andata esattamente come temevo. Ci abbiamo provato, volevo essere tatticone. Abbiamo pur sempre la Molotov, Lon. Ti continui a dimenticare della cara buona vecchia Molotov. Ok, lanciare Molotov dentro. Ok, qualcuno di sicuro abbiamo incendiato. Ma molti altri sono ancora anche troppo vivi per quel che mi riguarda. Salve, signore. Gradisca una mazzolata sulle gengive. Aio! Ha provato ad attaccarmi? Sì, in effetti sì. Mi dimentico sempre che possiamo anche schivare. Guarda quanti bei porcini affumicati qua. Beh, se c'erano 4 infetti all'interno, sicuramente custodivano qualcosa. Ma abbiamo... sei chiusi qui dentro da anni.
Sì, abbiamo del tessuto. Aspetta che accendo la torcina. Sicuramente avranno le pilloline di Joel. Vediamo un po'. Forse qua dentro. Eccole qua, lo sapevo. Sentivo il profumo nell'aria, santo cielo. Altri rottami anche qua. E... ah, proiettili per il fucile. Vabbè, se trovo qualcuno, gli faccio passare la voglia di esistere a colpi di fucile. Vediamo un po' se nascondevano. Oh, oh, una cassaforte. E un tempo questa sarebbe stata la cassetta degli attrezzi per modificare le armi. Però non abbiamo il benedetto codice. Ok, andiamo a cercarlo in giro. Ah, un negozio di tatuaggi. Ma va? Non ci avevo fatto caso, in effetti. Ellie si è appassionata ai tatuaggi in modo tale soprattutto da coprire il morso degli infetti. Sì, ma no, con quale copertura delle sedie, non me lo dici? Altre pilloline di Joel, perfetto, un sacco di oggetti. Se ho visto bene c'era anche una lettera nell'ufficio adiacente. Fammi vedere intanto se ci troviamo altro. Vediamo un po' di scoprire cosa è successo anche al signor Boris. Esplosivi. Oh, Uli! Una volta tanto cambiamo il destinatario del messaggio. Sai che resteremo sempre relegati a Hillcrest, ma dopo la morte di Sofia abbiamo deciso di trasferirci allo stadio insieme agli altri. È necessario per proteggere i nostri figli, famiglia Brandman. PS, abbiamo visto Boris un paio di ore fa. Abbiamo provato a scambiarci due parole, ma non sembrava in sé. Dovresti parlargli, spero vi unirete a noi. Oddio, non mi dire che l'hanno mozzicato? Oh oh, forse Boris è uno degli infetti che abbiamo appena eliminato. Prendili per la pistola, grazie gioco. Ok, il capannone là dietro non apparteneva al negozio di tatuaggi. Forse era di quest'altro posto, vediamo un po'. Ah, il saloon di bellezza, anche qua si derogavano male, come potete vedere. Vediamo se c'è altro che possiamo utilizzare. Ellie, magari trovi un po' di prodotti per farti un bello shampoo, una doccina e tutte cose, che non sarebbe male. Per fortuna che non si sente l'odore dei personaggi, so che l'ho detto più volte. Sta situazione mi puzza un sacco. Oppure è Ellie che siamo contro vento, quindi c'ha la scella un po' fetecchia. Allora, diamo un'occhiata in questo negozietto. Aspetta, che ho scritto? Shambler! Perfetto, ovviamente ci deve essere lo Shambler. Allora, dall'altra parte ovviamente non possiamo andare senza sfondare il vetro, ci scommetto quello che volete. Ma guarda un po', chi lo avrebbe mai detto. Tornando a noi, piazziamo la bombetta direttamente qua a terra. Ottimo. E casomai spariamo in testa al tizio. Oh, oh. No, l'ho sentito adesso. Ellie, allontanati, Ellie, allontanati, dannazione. C'era un cocchio di runner. E direi che non era l'unico. No, è lo Shambler che sta arrivando. Si è triggerato malissimo. Aspetta, 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 che avevamo munizioni per il fucile, se ben ricordo. Signor Shambler, buongiorno. Che piacere fare la sua conoscenza. L'ultimo rumore sulla destra. Per un secondo mi sono cacato. Wow, buono. Per favore, c'è già Ellie che puzza, non ci si mette anche lei. Aspetta che ricraftiamo quella bomba. Vedi che le nostre risorse pian pianino stanno scendendo di nuovo. Allora, possiamo sfondare la parete. Ora che non c'è nessuno. Ah, pilloline, alcol. Ho già recuperato l'alcol che abbiamo trovato prima. E... un altro documento. Vediamo un po' come sono andate le avventure degli amicici qua. Uli! È stato Boris! L'ho visto aprire il fuoco contro il furgone di quella pattuglia del VLF. Dio santo. Posso capirlo, gli hanno ammazzato una figlia, ma così ci ha condannati a morte. L'unica soluzione è consegnarlo. So che siete amici, ma se i lupi hanno sparato a una ragazzina per dei graffiti, non oso immaginare come reagirebbero con la comunità se scoprissero che tra noi si nasconde un assassino di tre dei loro. Vediamoci al solito posto dopo il coprifuoco. Ah, santo cielo. Signor Boris, facevo il tifo per lei. E niente, beh, gli hanno ammazzato la figlia. È anche comprensibile andare giusto un attimino fuori di testa. No, la cosa inquietante è che non ho trovato il codice della cassaforte. Ah, come l'ho detto, lo vedo. Ehi, Dale ti chiederà la combinazione della cassaforte, ma è meglio se vai tu di persona all'officina per inserirla, altrimenti ti scoccerà altre 8 volte e 30, 82, 65. Qualcuno dovrebbe fare due chiacchiere con la moglie. Capisco che spera che prima o poi migliori, ma è ora di essere pragmatici. Dicono che il WLF abbia dei veri medici alla base. Nessuno la biasimerebbe se se ne approfittasse, a parte Boris, ma lui può andarsene a fan club. Ok, 30, 82, 65. Mi state complicando i numeri, porca di quella suprema porca. Ribadisco, gente che hanno fatto un lavoro eccezionale anche con questa mappa. Aspetta, là non siamo entrati? Come ci arriviamo, tuttavia? Il negozio di liquori? Ellie, ci dobbiamo imbriacare? E dentro la cassaforte abbiamo... parapapà. Buongiornissimo. Oh, la fondina per arma a canna corta. Oh, perfetto, così possiamo portare due pistole nello stesso momento. Equipaggiala, Ellie, assolutamente. Oh, così passare da un'arma all'altra è davvero molto più pratico. Proiettili. Ok,
Non è poi così male. Munizioni, ci servono praticamente tutte. Che ho sparato come non ci fosse un domani. Fammi vedere l'arma. Oh, sì, la fondina. Perfetto, sono un ometto felice. E ora dovrei essere anche un ometto con... Dove erano i proiettili per il fucile? Ah, eccoli qua, ce n'era solo uno? Vabbè, meglio che nulla, ci accontentiamo. Come arrivo a quelle scale? Ellie, tranquilla, dobbiamo passare per il baretto dove eravamo prima. Come entriamo qui, casomai? Riesci a salire? Ah! Sta zona non mi ispira troppa fiducia. Il mio tubo di piombo, aia, lo possiamo utilizzare ancora una volta al massimo. Allora, io provo a scendere là sotto. Aspetta che vedo della roba lì dentro. Ok, al massimo ci possiamo curare senza sprecare i medikit. Però è abbastanza ovvio che là sotto ci saranno cose pronte a sbranarmi la faccia. Oh, c'è lo Shambler. C'è il maledettissimo Shambler. Ok, mi danno munizioni per il fucile. Che cosa buona e tanto giusta. E materiali per craftare bombe. All'occorrenza. Quanta gente c'è? Forse sono due Shambler. Della serie Du Shambler is meglio che one. Ok, avanza, piccolo stellino. Che io intanto passo nella stanza di gente. Cosa? Come ha fatto a sentirmi? Ma neanche se vuoi. Ma neanche se vuoi. Ellie, Ellie, vai sotto. Oh. Ok, sono dall'altra parte. Tirati su, vai, 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 vai. Mi sono cagato spruzzo. Ok, sembra che di qua. Come mi individuate? Da dove? Faccio i cocchi miei e chi si è visto si è visto. Un negozio di giocattoli. Ma poi era sto negozio di giocattoli? Sento ancora che... Ho visto roba verdi. Oh, un manualetto. Non ci credo mai nella vita. Bello lui. Sport all'aperto. In questo numero recensiti 15 mirini per fucili da caccia. Olè. Quindi possiamo migliorare la nostra precisione. Vedi che ho fatto bene a tenere da parte le pilloline. Incrementa stabilità mira. Wow, del 100% sia la stabilità che la precisione per 30 pilloline. Incrementa la velocità di movimento in fase di mira. Questa non è utilissima. Possiamo aumentare il raggio della modalità ascolto. Oh, possiamo trattenere il respiro in modo tale da stabilizzare l'arma. Non è che sia poi così male. Però sì, io voglio i fumogeni. Assolutamente. Allora, velocizziamo del 100% la creazione. E voilà, quindi ora se torniamo in crafting dovremmo avere i fumogeni. Sì, sembra che abbiano un'icona differente. Kula Kionen, come va? Passi una bella giornata? Allora, abbiamo lasciato indietro solo un medikit, ma siamo al massimo di vita. Quindi no, non vale la pena rischiare. Ci sarà magari mezza risorsa da qualche parte. Però io là non ci entro, non ha neanche salvato il gioco. Oh oh, frecce, buongiornissimo. Eh sì, ma dobbiamo trovare ancora l'arco, ciccia. Questo è stato ucciso un sacco di tempo fa. Ok, procediamo verso la prossima zona. Che succede? Cos'è stato? Sembrava un'esplosione. Ah, bella botta in effetti. Voila! Merda. Sei stato tu, Tommy. Speriamo di sì, in effetti. Oh, oh, infatti, tiri fuori la pistola, dannazione. Porco cane, avessimo quell'arco. Oh no. Non c'è neanche l'erba alta. Salve signore, ho finito per Ellie, ho finito per... Ok, beccalo. Niente, ci abbiamo provato. Oh no, c'era molta ma molta più gente del previsto. Schivone e contrattaccone. Ok, schivone e curri come non ci fosse un domani Ellie perché abbiamo finito le armi corpo a corpo. Ne abbiamo trovate veramente pochi in effetti. E che non volevo far fuori i cosi. Prendimi la pistola. Aspetta, buona. Tappi buone, non rompere i maroni. Che succede, signora? Ha avuto un incidente? È scivolata? Vuole che chiami un medico? Non faccia complimenti? Ah, sono senza armi corpo a corpo. No, davvero, si sono tipo estinte. Della sto fase dovrebbe essere riferito alle armi corpo a corpo. Ho cercato letteralmente dovunque. È un'area completamente vuota. Allora, possiamo passare oltre questa staccionata. Ok, wow. Ma che bella piscinetta. Ellie, facci un salto dentro. Oh, che schifo. Come l'ho detto? È stata veramente una pessima idea. Ti chiedo scusa. Ok, facciamo attenzione che non ci sono altri tizi infetti. Buongiorno. No. Sento rumori bruttissimi. Legno che cigola mi inquieta. Abbiamo trovato una svendita. Eh sì, aspetta, spera. Altro che le svendite sui calci in culo ti tiro. Perfetto, abbiamo una bottiglia qua. A salute siamo messi benissimo. Olè. Ah, porca di quelle iperporchi su che gatti mano. C'hai la nonna ubertrota. Aspetta, ma levati, pezzettone. Ma stiamo scherzando? Era un punto di non ritorno. Ellie, a parte che devi spostare un po' di tavole. Ok, abbiamo ottenuto l'arco, ma volevo controllare la casa. Magari ho lasciato indietro le pilloline di Joel. Ah,
Il mio cuore! Con la Q peraltro, ma vabbè, dettagli. Ok, è ancora in buono stato? Niente male. Perfetto. Pezzo di super mega erba. Formula sbloccata, le frecce. I calci in culo, no? Le frecce. Ok, ovviamente ho usato il revolver e mi danno le munizioni della pistola. Ti odio anch'io, gioco, ti odio anch'io. Munizioni per il fucile da caccia. Lavatrici con texture a bassa definizione. Perché ovvio. Il gioco è uscito da 2 anni, ma troppo difficile pecciarlo. Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Mi sembrava strano che ci fosse un'apertura sulla parete. Ah beh, questo è un punto di non ritorno. Vediamo un po' cosa c'è dall'altra parte. Wow, spavento! Mi sono cagato in mano. Bel modo di usare i manichini. Ok. Vediamo. Sì, però l'imprecisione. Wow! Ok, ogni tanto le possiamo anche recuperare. Qualora fosse necessario. Dobbiamo assolutamente potenziare l'arco quanto prima. Il problema è che la mira è fatta un po' a culo. Era una cosa che... era una freccia su un ginocchio, capito la citazione? Dicevo, non c'era più l'arco, diciamo, che indicava la traiettoria che avrebbe preso la freccia. Ok, altro punto di non ritorno. Questo della gente è una mia impressione. Ah, non mi sbagliavo. Un'altra intrusa, una ragazza. Dove è andata? Non lo so, ma quello stronzo è vicino. Merda. I bersagli sono 2. Possiamo fare uno scherzone e facciamo fuori tutti e 3 in una volta sola? Così è molto più semplice, a mio avviso. Signore, ci muore anche lei? Non mi pare molto convinto. Ora l'ho convinto io. Ok, almeno ne abbiamo eliminati 3 in una volta sola. Probabilmente. Oh, c'era Fuffy. Porco cane, c'era anche Fuffy. È una tattica che mi si rivolterà contro? Non dico di no. Oh, senti, offrendo da bere. No, no, no. Porca di quelli per porca. Vai. Al diavolo, al diavolo, al diavolo, al diavolo. Mi dispiace per il cane. No, cane è ancora vivo. Cane ha schivato il fuoco. Aspetta, dov'è Fuffy? Dov'è Fuffy? Pezzo di erba Fuffy. Ok, questa la censuriamo, quindi la gente non si offende. Avete un attimino rotti i maroni. Ellie, 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 schiva tutto, continua a correre. Porco cane. Ok, non mi hanno fatto troppo male. Ah, che casino. Ok, sanno esattamente dove mi trovo e stanno venendo a cercarmi. Però se riesco a fare qualche bubusettete non sarebbe decisamente male. Salve, no, c'era il triangolo, no, non l'avevo considerato. Buona signorina, venga con me. Vediamo di limonare qua dietro. Ok, oh, sta arrivando il cugino della tizia. Perfetto. Guardalo, guardalo. Capitan Furbizia. Eliminalo qua, Ellie. Non c'ho tempo, eliminalo qua. Ok. Oh, sentite, ogni tanto abbandoniamo lo stealth, così facciamo contenti anche quelli a cui lo stile non piace. Allora, ci possiamo ricraftare tutto. Non è un problema. Potenziamo anche l'arma corpo a corpo. E... ok, siamo più o meno a posto. Ah, era sul tetto la furbacchiona. Ok, è rientrata nella casa. Allora, teniamo fuori l'arma col silenziatore. Della serie si sa mai. Qui abbiamo anche delle lame. Ok, perfetto. Ora possiamo tranquillamente affrontarla in stealth, visto che abbiamo eliminato la maggior parte delle minacce. No, gente, se no ci si mette un'ora ad affrontare ste aree. Ok, cerchiamo di raggiungerlo passando magari dall'interno della casa. Così ho un minimo di copertura. Belli sti edifici. No, mi piace troppo come hanno realizzato i vari ambienti. Curati, che mi ero completamente dimenticato. Oh, dimenticato della barretta della vita. E afferralo. Sei buono, sei buono. Ah, posto. Ok, ottimo. Recupera le munizioni. Cane, 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 cane laggiù. Cane laggiù. Ok, per adesso ti lascio vivere. Diamo giusto un'occhiata veloce nella casa. Ellie, ti sei schiantata malissimo, ragazza mia. Ok, altro alcol. Datemi tutto, datemi qualunque cosa. Ok, passiamo all'altra casa. Qui è dove c'è la tizia che sta facendo la guardia, in cima al secondo piano. C'eravamo entrati prima, sì sì, è proprio questa. Dove stanno le scale, scusate? Porco cane, mi hai fatto cagare in mano. Pezzo di erba. Oh, oh, il cane ha rifiutato cose. Il cane ha rifiutato cose. Porco cane, nel vero senso della parola. Fuffy, spostati. Aspetta, aspetta, aspetta. Fuffy, mi dispiace. Mi dispiace tantissimo. Ah! Scusi, era suo il Fuffy? Coccane. Non l'avevo sentito il cane. Mi stanno mettendo più assi i cani che i padroni. Allora, vediamo di curarci un attimino. Tanto ho trovato medici. Sì, vabbè, materiali per i medici, letteralmente dovunque. Sì, cercate, stronzi. Quanta gente c'è ancora? Abbiamo 3 tizi di là e un signore che stava pattugliando la zona qua davanti. Ellie, prendimi la pistola. Come ho detto, un po' di kill le dobbiamo fare sparando alla testa, se possibile. Ok. Ogni tanto la mira ce l'ho pure io, che non sarebbe male. Abbiamo 2 tizi che stanno arrivando su da sotto.
Questo è pericoloso. Questo è molto... Oh, ma che brutta zona. No, lì non ci farmi sotto. Cortesemente. Porco cane. Stra super mega... Porco cane. Bene. Ok, qualcuno ha visto cose. Mi stavano per sgamare da sotto. Aspetta, aspetta, c'è qualcuno. Lì, ok, perfetto. Ma non hanno visto il cadavere della tizia. Bravissimo, signore. Vada avanti. Sicuramente sarà proprio lei a trovarmi. No, è lì, dove vai? È lì, dove vai? Dovevi uscirmi dalla finestra? Razza di cretina. Aspetta che non mi si giri proprio adesso. Dai. Ah, posso? Oh, ho fatto una strage, porco cane. Ok. Oh, un'arma corpo a corpo. Alleluia. No, aspetta, la mia l'avevo potenziata. Che stupido, vero? Porco cane, la tizia era qua sopra. La stavo cercando nell'area sbagliata. Ok, ok. Non è un problema. Entriamo di prepotenza nella casa. Ecco perché non trovavo le scale. Ora ho la mia risposta. Quanta gente c'è ancora? Ah, ho fatto una strage praticamente. No. Non ho altra scelta. Non ho altra scelta, dannazione. Lei, signorina, non l'avevo vista. Venga qua, venga qua. Vuole molto bene, mi ricorda molto la signorina Marlene. Ah, probabilmente imparentata. A posto. Oh, munizioni per fucile a caccia. Perfetto, me ne ho date veramente un sacco. Ok, sta ancora la tizia sul tetto. E poi dovremmo aver risolto pacificamente la situazione. E sì, per la 190esima volta avrei potuto andarmene senza stare a litigare coi tizi. Dammi le spalle. E non rompere i maroni. Ok. Ellie, che mi dici? Era l'ultima? Ti prego, dimmi che era l'ultima. Perché è stata veramente ansiogena sta parte. Non sento le urla di nessuno, quindi... Ok. A posto, Ellie. Yay, pilloline di Joel. Medikit gratuiti. Ottimo, ottimo, ottimo. Però c'è qualcosa che non cosa. Merda. Come merda? Oh sì, c'è ancora qualcuno. Oh oh, quello è Fuffy, quello è Fuffy. Ne ha spawnati altri. Gioco ha pensato bene di spawnarne altri. Non c'erano prima. Non c'erano prima. Ve lo garantisco. Ma Ronny non si finisce più. Lo senti al diavolo, il gioco mi ha dato l'arco. E io uso l'arco. Ok, fuori uno. Fuffy. Fuffy sei tu? Eccola giù Fuffy, eccola giù Fuffy. Addio Fuffy, mi dispiace. Ok, qualcuno mi sa che ha sentito il cane che ha fatto Kai. Cioè, il cane lo senti, ma gli altri tizi no. Signore, fucile scarico, beh, ovvio. Non urlare, non urlare, so che hai visto un cadavere. È Alan! Tutto molto normale, sì, è Alan. Ma ti ha toccato sulle balle a tutti. Dove ha 50 euro anche il suo cugino Johnny dell'America. Ok. Che succede? Resti solo tu. Per favore, dimmi che resti solo tu. Eccolo che è arrivato, Capitan Furbizia. Offriamogli da bere. Posto? Ti prego, muori e basta. Muori e basta. Ok, non voglio sentire la voce di nessun altro. Direi bene. Sì, la musica si è placata. Yay. Mezz'ora ci ho passato qui, ragazzi. Oh, vi giuro. Cominciavo a perdere le speranze di riuscire ad uscirne vivo. Ok, controlliamo anche le ultime zone. Mamma mia, oh. E sì, lo ribadisco ancora una volta, potevamo evitare l'area. Ma ogni tanto mi diverto anch'io a fare una leggiurissima carneficina. Vi conosco molto bene, gente, quando partono le stradi. Mi mettete lì coi popcorn, porco cane. Ecco, adesso voglio di popcorn, ma perché dico ste cose? Ok, pilloline di Joel, dove siete? Ok, come dicevo, l'area l'abbiamo già ripulita da cima a fondo. Quindi possiamo cercare di andarcene molto rapidamente. Qua non c'è nulla. Da dove si passa, peraltro? Sicuramente da qui. Ah, eccolo qua. Perfetto, c'è il garage, ottimo. Che ovviamente sarà un punto di non ritorno. Mi stanno dando munizie. Sta cosa mi puzza. Altre, no, un medikit, mi devo curare? Giusto un attimino. Voglio dire, visto che non ritorneremo in quest'area, tanto vale approfittarne. Vai Ellie, tienimi fuori il revolver. O anche il fucile. Meglio fucile, abbondiamo. Ah, sbrissio male. Oh oh, stanno arrivando. Porco cane, io speravo di averla completata, gente. Sì, stanno arrivando. Stanno arrivando in massa. Vediamo se riusciamo ad aggirarli una volta Fuffy bastardo! T'ho visto! C'era il Fuffy bastardo! Ah! Mi ha fatto cagare in mano! Non so poi ci fosse anche il padrone del Fuffy. Ok, Ellie stai bassa. Ellie stai bassa. Tienimi fuori anche la pistola, che magari qualcuno lo shottiamo. Ok, abbiamo un paio di tizi. Carina e... No! Porca di quelli per porca. Al diavolo. Almeno una l'abbiamo fatta fuori. Prendimi revolver, prendimi revolver. Perfetto, ovviamente verranno a investigare qui. Pertanto noi ci spostiamo da un'altra parte. Ellie stai sempre bassa. Magari fermiamo qualche proiettile. Scusi signore, può spostare gentilmente il suo cadavere.
Porti pazienza, è una giornata difficile per tutti. E poi è finita la signorina. Ah, eccola lì. Aspetta che arrivo a farti bubu. Sette te. È lì, è lì. Ehi. Buongiorno. Troppa violenza. Decisamente troppa violenza, Ellie. Aspetta che c'era la munizione fucile al massimo. Ellie, e che cocchio, dai. Neanche Joel faceva ste kill brutali. Ok, dobbiamo ricraftare il silenziatore. Vabbè, sono tutti materiali che troviamo. Oh, Ardere, che ha fatto farlo apposta. In grande quantità. Porca di quelli per porca. Vabbè, saltami giù. Perfetto. E avanziamo verso la prossima zona, sperando che non ne spawnino altri. Le ultime parole famose? Assolutamente sì. Ok, cerchiamo di evitare lo scontro, magari. Che non sarebbe male, se non c'è Fuffi. Forse ce la faccio. Ellie, corri al diavolo, non ti fermare. Perfetto. Faccio controllo. No, vedi qua. Punto di non ritorno al diavolo. Ok. Se è un punto di non ritorno per me, lo è anche per loro. Fuffi, maledetto! Corri. Buona cosa. Wow! Wow. State buoni, figlioli. Sono trigati tutti malissimo. Ma che le fumate, ce l'ho pure io, pezzo di erba. Dov'è? Ammazza bastardo. Ok. Tienimi fuori il fucile. Wow! Porco cane, ok. Mi sono stracagato in mano. Dov'è l'ultimo tizio? Ok, da quella parte. Riprendi il revolver. Pezzo di erba. Vieni fuori a dirmi le sue cose. Si vede praticamente nulla, credo sia laggiù. Ok, era decisamente molto laggiù. E ora non c'è più come per magia. Ok. Aspetta, la mia arma com'è? No, aspetta, c'è un'ascia. No, io un'ascia me la porto via proprio volentieri. Dopo la potenzio, casomai. Guarda i tatticoni. Ok, non è andata neanche così male. Ho trovato un po' di risorse in giro. Speriamo che i tizi non avessero altri amici. Perché, oh, ragazzi, qua non fuggiamo più, se no. Un'intrusa qui! Aiuto! Aspetta! No, gioco, che stai facendo? Ah, era una cazzo imprevista. E dimmi queste cose. Ti devi spostare male dalla mia cocchio di vita. Apo. Ok. Qualcun altro che vuole rompere i maroni? Non fate complimenti? Mamma mia, siete completamente fuori di cervello. Ok. Tutto bene? Sì, era l'ultima dei furbi. Ok, Ellie salta di fuori sotto. Ancora! Non deve scappare! Ma che cocchio! Corri! Vai Ellie. Ok. Oh. No, non facciamo Devil 2.0. Ah no, è lo zio Tommy. Zio Tommy, però non mi mettere le mani davanti, che sembra bondage di quello brutto. E tu che cosa ci fai qui? Jesse? Come potevo lasciarvi da sole? Jesse. Dov'è Dina? È al sicuro. È solo malata. Diciamo così. Sta bene. Rivediamoci. È andata di là. Oh no. Cazzo, sono tanti. Non lo dire a me, ho fatto una strage praticamente. E comunque è colpa tua se è malata. Le hai passato un brutto virus che dura almeno 9 mesi. Più 18 anni dopo. Ti fa male la gamba? No, non è niente. I tuoi amici mi hanno attaccato senza neanche avvisare. Da queste parti funziona così, Ciccio. Quindi non eri da solo. Ovvio che è da solo. Risparmiami la predica. Sei un coglione, lo sai, vero? Da che pulpito? Sì. Ok. Vedi il furgone? È questo il piano? Dobbiamo andarcene da qui. Ok. Non è la peggiore delle idee, Ellie? Sei Dobbiamo pronta. Eliminare tutte le minacce, tuttavia. Sì. Io no, non sono pronto. Usa la testa. Oddio, prendili a craniate sulle gengive. Cazzo. Ci ok, servono e gli altri due come li facciamo non fuori, dirmelo. Ciccio? Ok, vai Jesse, perfetto. E io faccio chiedere sotto da questo, va tutto bene signorina. Avrà un leggero mal di gola domani mattina? Ok, questo proiettile lo prendo io molto volentieri. Il tuo c'è nulla? Ci sei ancora? Shannon? Avanti. Direi che potrebbero aver trovato il cadavere degli amici. Aspetta, dove vai? Shannon. Vieni qua a giocare. Ok, guardami le spalle. Sono bellissime le tue spalle. Che cazzo è stato? Cosa sarà mai potuto accadere? Jesse! L'hanno uccisa! No, è un mal di testa di quelli brutti, eh. Di qualcosa? Di qualcosa, è morta. C'ha la testa aperta in due, che vuoi che dica? Sto arrivando, minion numero 826. Non girati proprio adesso, non fa... Jesse!
Ti si vedeva lottare un chilometro, ma vabbè, dettagli. Ah, scusate che devo recuperare munizie. Siate magnanimi. Vediamo un po', ok, questa aveva dei proiettili. Perfetto. La musica è molto inquietante però. Con le chiavi, andiamo. No, 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 c'era un medikit. C'era un cocchio di medikit. Oh, oh. Corri, pista via. Ok. Non mi dire che il classico l'auto non parte. Dai, oh, oh, ci sparano. Aspetta, Bonnie, state Bonnie, volevo se bene. Magari un colpo alla testa, l'uomo quando è in secondo. Dai, ok, sono pigliati pieno, aspetta. Porco cane. Ok, faccio un fuoco di soppressione, ma contento. Aia, mi hanno fatto leggermente male, signore. Ma le coperture che poi le sparano sul pipino. Oh, 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 aiuto io, bastardone. Non si tocca il mio amico asiatico. Oh, e basta. Avete rotto, giusto un attimino, le palle. Ok, fuori una. Oh, 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 oh. Ah, ecco perché non riuscivo a ammazzarti, così parti da cazzi. Ho posto fine io la sua sofferenza. Oh, Bonnie, che macello. Aspetta, aspetta. Ah, non riesco a sparargli, è troppo casino. Aspetta di quel cane. Non sparargli le autiste in qualche modo. Aspetta, ok, prezzo di nuovo. Ah, non l'ho ammazzato. Sicuro domani non ti alzi molto bene. Ok, fuori uno, che carico. Casino, non ce la faccio. Aspetta. Ecco, cane, preso in pieno. Perfetto, ma chi sono tu? No, no, che non mi spari. È stato buono, ok, preso in pieno. Aia, ma hai fatto malissimo. Ciccio, impara a guidare. Occhio, occhio, che ti manda fuori strada. Palo, ovviamente palo. Ah, sono spappolato al setto nasale. Ciccio. Ok, togli. Oh no, stanno arrivando, stanno arrivando. È lì, è lì. Ti sei un pochino impegnato. Sì. Clicker, 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 brutti clicker, cattivi clicker. Porco cane, porco cane. Aspetta, 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 vai, 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 corri. No, 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 che c'è la nona ubertruta. Prima mi invita a cena fuori, è la regola di base. Grazie Jessica, ha cambiato. Mi ha cambiato il piacere, il favore, il porco cane, corri. Corri, corri, corri. Porca boia. No, levati, no, clicker, clicker, clicker. Aspetta, aspetta, morici. Male, signora, ok, posto. Dove puglia sei andato te? Oh no, oh no. Ok, siamo salvi, signor Clicker. Anzi, signora Clicker, se riesce a incontrarla. È lì per fortuna che Joel ti ha insegnato a nuotare. O saremmo tutti nella M più totale. Jesse, mi dai una manina? Vorrei evitare di morire affogata. Grazie, è molto gentile. Ok, il lato positivo di essere piccoli è che esci dal veicolo molto in fretta. Ah, sante munizioni infinite. Per fortuna. Ah, le parti scriptate come le adoro. Abbiamo sparato al primo colpo, non so come. Ciccio, non si ingravidano le donne e poi si schiappa. Già, no, teoricamente è venuto a recuperarla, eh. Lui non lo saprà neanche. Dina non gli ha detto okay. Sicuramente nulla. La grande. Ok, siamo al sicuro. Su, andiamo. Grazie. Di qua. Ok. Buona signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Maronne, mi ci sono volute 2 ore a registrare questo episodio. È stato veramente snervante e alcuni combattimenti sono stati difficilissimi. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace oppure la prossima volta non vi diamo un passaggio. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!